Ci troviamo in compagnia di Tony Orlandi, manager di artisti e di cover band. Vogliamo provare a fare il punto di quella che è la situazione per quanto riguarda il comparto artistico e musicale, soprattutto in riferimento agli eventi dei paesi, dei borghi, anche più piccoli, non solo quelli più grandi. Allora, buongiorno Tony. Buongiorno. La prima domanda è questa. In questo anno e mezzo di Covid sicuramente gli eventi si sono molto ridotti, alcuni non sono mai ripresi, come ad esempio quelli patronali per quanto riguarda i paesi appunto a densità minore di popolazione. Le richieste sono diminuite, sono stabili? Come è evoluta la situazione? Allora, calcoliamo che da quando è iniziata la pandemia. Quindi il primo anno assolutamente non ci sono stati eventi, quindi c'è stato veramente uno spaccato totale, no, nell'organizzare eventi sia a livello teatrale sia con i comitati. Quest'anno si è ripreso un po' a lavorare, visto che non tutti i paesi hanno potuto, ma alcuni sì, ma quelli che hanno lavorato di più sono i cantanti chiaramente più conosciuti a livello nazionale. Purtroppo, io dico purtroppo perché ci stanno validi musicisti che hanno delle cover molto belle da ascoltare, però si sono dovuti reinventare e anzi un po' tutti ci siamo dovuti reinventare perché questa è stata una crisi veramente inaspettata, questo virus non sappiamo tra l'altro quando finirà e sta diventando veramente un dramma. C'è differenza tra paesi più organizzati, perché magari più numerosi da un punto di vista della cittadinanza, che hanno feste e festività storiche, eventi come festival un po' più importanti, e invece i piccoli borghi? Sì, la differenza ci sta, basti pensare, no, Tagliacozzo, vabbè, istituzionalizzato tutti gli eventi, fanno delle cose pazzesche, come Avezzano, che quest'anno ha fatto oltre 90 eventi, poi Celano ha mantenuto i trascorsi, ma come Lugo, Trasacco, un po' tutti si sono riorganizzati con le feste patronali, poi i paesi più piccoli chiaramente sono quelli che hanno sofferto di più. Però qui io aprirei una parentesi sul fatto i comitati, parlo dei comitati chiaramente, sono delle persone chiaramente che vanno a bussare porta a porta, no? Perché lo sappiamo che le feste patronali sono fatte con i soldi dei cittadini. E il problema secondo me principale è che non tutti conoscono la musica o possono capire di musica, ma è normalissimo. Questo però ha finito di peggiorare la situazione a livello musicale. Mi occupo di cover ufficiali, ne faccio un esempio, ma non posso dire i musici di Francesco Guccini, chiaramente non è che escono con Guccini, escono ormai da soli, no? Perché lo sappiamo tutti che Guccini si racconta, non canta più, ma sono musicisti, ci sta il maestro Vince Tempera che è direttore d'orchestra della RAI o del Festival di Sanremo. Insomma, ecco, quando parli di queste cover, oppure la Rino Gaetano Band dove ci sta il nipote, ci sta De André, Cristiano De André, è uno dei migliori cantanti che abbiamo in Italia, è un polistrumentista, c'è una super band, però tu a volte vai ai comitati e ti dicono non ha una cover, di che? Cioè, o parliamo di musica, o altrimenti si fanno la festa delle salsicce e basta, è finita. Chiamano la fisarmonica del paese e fanno le feste così. Questo è stato un grosso problema. Ti ripeto, chiaramente questo non è successo in tutti i paesi, no? Io parlo a livello marsicano, oltre a escludere che i grossi paesi che abbiamo citato poc'anzi, ma purtroppo tanti paesi piccoli hanno queste problematiche, però speriamo che vengano superate. Perché purtroppo ci vuole cultura, ci vuole conoscenza, non è facile, a volte affronti, cioè a ringraziare queste persone che si fanno avanti e fanno i comitati, però poi bisogna parlare di musica. Un'ultimissima curiosità, dato il calo delle richieste, sono calati anche i prezzi, le tariffe per l'esibizione di questi artisti? Sì, le tariffe sono scese molto. Anzi, i cantanti di prima fascia sono scesi di 4-5 mila euro ciascuno, però torno a ripetere, hanno lo stesso risultato che potrebbero portare a una cover band ufficiale.